Buondì, eccoci qui, belli attivi. La cucina è terremotata. Una merda! Per l'uomo di Comirio, Opero! queste erano le cose che vedete un po' sparse in giro. In realtà parte perché alcune sono ancora in cabina armadio, delle cose che erano presenti nella nostra cucina. Ieri abbiamo iniziato a metterne a posto qualcuna, infatti vedete la disposizione delle cose. Qui lo so di Teca che davanti alla caldaia, in realtà la mensola arriva in fondo sotto la caldaia, quindi non la copre. E questi sono messi, sono solo due cose, KitchenAid e cuociriso, che se si levano si riesce tranquillamente poi ad aprire lo sportellino. È stato tutto studiato perfettamente, e le mensole qua sopra invece sono mezze mensole, quindi non vanno nemmeno a toccare la caldaia. È tutto pensato alla perfezione. Qua sotto dobbiamo ancora sistemare la questione, dobbiamo mettere a posto un po' di roba. Per la pasta abbiamo ordinato dei portapasta ermetici, così almeno non rischiamo nemmeno con le farfalline. Obiettivo di oggi, ragazzi, oggi abbiamo un piccolo grande obiettivo, Sistemare la cucina, che cioè esatto, cioè sembra mettere poco, ma in realtà. ordine finale alla cucina. Intanto stiamo seguendo l'atletica leggera e quindi metteremo in piano perfetto La tutti i cucina, mobili. sì, perché adesso c'è mezzo centimetro di differenza tra i vari punti, Ma quindi nemmeno perché più o era... meno, Cioè, vabbè. di gradi era 1, era 0,49 e questo era Vabbè, 0,73. comunque lo Quindi, mettiamo in piano esatto. perfetto, poi siliconiamo tutto, visto che è ancora tutto mollato, sia il... Siccoliamo sia dietro che qui, poi troviamo un modo da fare che qui. Esatto. questo, il piano cottura, in modo che sia anche tutto sigillato e non ci dobbiamo preoccupare ogni volta per l'acqua, perché adesso... Vabbè, abbiamo fatto anche una prova con le tende. Allora, come dimensione in realtà va abbastanza bene, no? Più o meno. Sì, in realtà Però sì, perché non... ragazzi abbiamo i buchi per i serramenti più idioti del pianeta, perché hanno fatto, ed è bello in questo caso, le finestre e le porte giganti in questa casa, ma giganti. Il problema è che, cioè, puoi fare un'apertura di finestra così attaccata al soffitto? Sia di qua che di là. Vabbè, No. il problema in realtà è principalmente lì perché non possiamo mettere l'asta qui sopra. Adesso, oggi è sabato. Ok, dopodomani dovrebbe venire Mauro a mettere su tutta questa Le parete velette. una veletta di gesso con dentro i LED che sparano verso l'alto, che sarà l'illuminazione principale della casa, visto che Sarà della lì e lì. e lì. Visto che qui abbiamo chiuso tutto quanto, Meno infatti ci male, mi sono le faceva luci lì. Hai cacare qualcosa lì. rotto le balle con quella roba là. Comunque, non possiamo Quanto è andare bella la tua sopra. maglietta di oggi? Ma quanto è più grosso oggi, Alvi? E vabbè, praticamente dobbiamo trovare una soluzione decente per mettere qui il bastone per la tenda, perché metterlo qua fuori potrebbe essere una soluzione, però non lo so, A bisogna me, ad vedere un attimo esempio, la veletta. quelli interni alla finestra non piacciono molto, se devo essere sincera. Mi piacciono per le finestre piccoline, magari per le finestre del bagno o quelle piccoline della cucina, ma non per una porta finestra così Vabbè, grossa. adesso vediamo comunque. Iniziamo dal ripiano della cucina e poi ci Sì, pensiamo. ragazzi, ci vediamo tra 3-4 ore, forse anche di più. Queste sono le pentole a cui dovremmo dire addio. Tra cui anche tutti i miei wok, povera, povera me, ne troveremo degli altri di wok. Comunque verranno distribuite alle nostre famiglie, quindi non andranno Buttate. buttate, sono ancora perfettamente funzionanti, sono delle belle pentole e verranno ben utilizzate. Perfetto, adesso è tutto in bolla per quanto riguarda il ripiano, abbiamo fissato i mobili, adesso dobbiamo siliconare tutto quanto in modo che non ci vada acqua sporco, dobbiamo ancora fissare questo ultimo e poi basta. Ma stavo osservando quello che era il suo angolino ieri. Sei scontento, vero? Dai, su. E adesso è tutto siliconato, abbiamo messo anche questo per evitare che vada acqua dietro, è stato tutto quanto siliconato bello pronto, perfetto, stiamo finendo di ripulire un attimo.
Quindi cucina livellata, siliconata. Adesso possiamo rimettere anche le porte lì. Sì, anche questo è stato tutto quanto fissato. Sono contento. Ci servono altre mensole per questo. Ho preparato qui anche questo cavo qui che ci servirà per i LED che sono qui. Ho già i profili, li vado a mettere nella parte inferiore, poi abbiamo vediamo come. Una parte destinata al caffè che nessuno dei due beve, quindi ora prenderemo altre cialde che uno dei due almeno berrà. Alvia, un problema con le cose che in promozione o che gli servono, cioè non era un problema. No. Ma in realtà credo di averli presi in due volte, due o tre volte. Però perché pensavo di li avessimo finiti, in realtà erano solo nascosti. Ma ognuno è da due? No, questi sono da tre. Sei serio? Questa sera la pappa me l'ha preparata Maya. Ha fatto della pasta al sugo e mozzarella. Ah, ecco. Ancora mancava. Abbiamo qui Ivy, la piccola spolvera... aspirapolvere. E la cucina, ragazzi, è quasi completa. Manca principalmente la dispensa, cioè per la roba dolce e alcune cose. Sì, gli snack. Ma abbiamo praticamente tutto quel mobile lì vuoto. Stiamo cercando delle soluzioni invece per quanto riguarda le spezie, eccetera. E sono davvero contento perché nonostante abbiamo perso, tra virgolette, molti pensili rispetto a come era prima la cucina, abbiamo molto più spazio, o almeno l'abbiamo gestito in modo decisamente migliore. E nel frattempo, come al solito, ormai diluvia. Ma quanto bello! No, ragazzi, a parte gli scherzi, sta piovendo sempre. Per carità, si sta meglio perché è un po' più fresco, però che palle, oh! Vieni, vieni, piccolina, vieni! Oddio, che fatica! Vieni, vieni! A quest'ora! Vieni! Su! Vieni! Dai l'altra zampina! Oh! Vieni! Oddio, ce l'abbiamo fatta! Eccola! Noi andiamo a prendere il milkshake. Fate i bravi, vero, tutti e due? Ivy, per favore, non mangiare la roba della mamma, ti prego. Neanche la mia. Ma soprattutto quella della mamma. Niente. Comunque mi è arrivato il controller per i LED. Domani lo montiamo con calma se non piove. Anche perché guardate qua. Cioè, ragazzi, sembra tutto buio. Sì, te la apro la macchina. Sembra tutto buio perché questi fanno troppa luce. Cioè, vabbè. Ve lo rifaccio rivedere. Guardate che roba. Aia. Guardate. Illumina tutto, è assurdo. Troppo, decisamente troppo. Ah, a proposito, è un po' più pulita? Sì. Un minimo, dai. Anzi, vai, inquadrami te, mi stavo per fare un pro tip. Vai. Stiamo andando a prendere il milkshake, dato che ieri non è andata a buon fine la nostra cosa del milkshake. Manca mezz'ora alla chiusura, sta diluviando. Pro tip per voi, che in realtà mi ha insegnato mamma. Lasciate sempre un ombrello in macchina, perché torna comodissimo. Ho niente. Comprato l'ombrello contro il cielo. E niente, ha rotto tutto. Dai. Aspetta che vengo ad aprire. Ragazzi, perché diluvia. Che bello. Venga, venga. Grazie, la mia ombrellina. Dai, assaggialo, assaggialo. Com'è? È molto mangoso o no? È super mangoso, che buono. Anch'io. Ma non ti piace a te il mango in maniera particolare? Oh, il capello in bocca. Sta buono. E vabbè, cioè, adesso parliamone, ma che cacchio è? Alvi, sei un bimbo felice? Sì, ho una scultura. Sì. Bellissimo. Quanto se la crede con la magliettina dei pro? E il nome? Cosa ufficiale dei pro mentre mangia i milkshake con marshmallow e le fragole. Ma tu sarai tenero orso. Guarda come si è ciambellato e guarda quelle manine. Il cucciolone più carino del mondo questo. Il risultato di selezioni, di carinerie in anni e anni e anni. E cioè, è troppo bellino. Dovrai fare tanto allenamento per arrivare al suo livello di carineria, eh. Ora ti va bene che sei ancora cucciola, ma essere carino così
a quasi 10 anni, ti ci voglio vedere. Fatti insegnare un po'.